Signori, bentornati o benvenuti sul canale. Io sono Dario, detto il Darion, e oggi, in questo lunedì 3 giugno, siamo qui riuniti per parlare ancora di Napoli. Oggi voglio parlare insieme a voi dell'argomento centravanti, perché è un argomento che abbiamo toccato però marginalmente negli ultimi giorni. In questo video voglio essere un po' più specifico, perché l'argomento centravanti secondo me sarà uno di quei temi caldi di quest'estate. Prima però di parlarne vi ricordo come sempre l'iscrizione al canale, mi raccomando ragazzi, è totalmente gratuito, e poi attivate la campanella. Allora, tema centravanti. Sappiamo benissimo ragazzi che quest'estate molto probabilmente sarà l'estate dell'addio di Osimhen. Sappiamo benissimo che c'è questa clausola rescissoria che dovrebbe valere 130 milioni e sappiamo benissimo che c'è una situazione contrattuale che ci fa pensare comunque a un suo addio. E aggiungo poi io, vedere Conte e Osimhen nella stessa squadra, secondo me dal punto di vista economico è un po' troppo, specialmente se tu vuoi anche rinnovare Kvara, è una roba un po' troppo esagerata a mio avviso. Quindi diciamo che è molto probabile che quest'estate Osimhen ci lascerà. Ora, la prima domanda ovviamente che bisogna farsi è: c'è qualcuno in Europa che ha bisogno di un centravanti come Osimhen? Sì, abbiamo il Paris Saint-Germain che perderà Mbappé, abbiamo l'Arsenal che negli ultimi giorni ha manifestato un interesse per Osimhen, c'è sempre il Chelsea che però al momento sappiamo non ha in mente una trattativa per Osimhen, però sappiamo che è interessato. Il Bayern Monaco andrà su Zirkzee a quanto pare, e poi c'è sempre l'Arabia. Ormai bisogna sempre tenere in considerazione la destinazione Arabia. Quindi diciamo che delle pretendenti a Osimhen ci sono. Rimango diciamo dubbioso sul fatto che lo scenderemo al prezzo diciamo full della clausola, 130 milioni. Io non credo che lo venderemo a 130, perché ci sono varie cose che mi fanno titubare. Il fatto che si infortunia spesso, è uno che fuori dal campo ti crea dei problemi, e quindi tutte queste cose vanno a influenzare negativamente sul cartellino di un calciatore, e i club ci pensano molto su queste cose, su queste diciamo variabili che possono influenzare il rendimento del giocatore. Però diamo per scontato che sarà ceduto, ok? Lo devi sostituire, perché io non credo che il Napoli andrà su Simeone. Anzi, Simeone, da quel che si dice, sarà uno che verrà ceduto quest'estate. Quindi diciamo che dovresti prendere due di centravanti. Concentriamoci sul titolare. Allora, si stanno facendo tanti nomi ultimamente, però ce ne sono due in questo momento che sono quelli un po' più chiacchierati. Il nome, ovviamente, il sogno, ecco, chiamiamolo così perché a mio avviso questo è un sogno. Il sogno si chiama Viktor Gyökeres, il centravanti svedese dello Sporting Lisbona, che quest'anno ha fatto i buchi per terra. Ora io adesso mi sposto e vi faccio vedere un po' di cosette. Allora, siamo sulla scheda Transfermarkt di Gyökeres. Parliamo di un calciatore classe 98, nazionalità Svezia, 1,87 m di altezza, e anche il titolare nella nazionale. Cartellino 55 milioni, però sul cartellino ci andiamo dopo. Gioca nello Sporting e quest'anno, come potete vedere, ha dei numeri molto molto importanti. Su 33 partite, 29 gol e 6 assist. E ragazzi, lo Sporting quest'anno ha anche vinto il campionato, quindi con i suoi gol ha portato lo Sporting anche a vincere il campionato. In Europa League, 9 partite con 5 gol e 2 assist. Nella Allianz Cup, che penso sia una coppa, diciamo, quelle classiche coppe che si fanno in estate, 2 partite, 3 gol, e poi nella Taça de Portugal, quindi la coppa nazionale, 6 partite, 6 gol e 4 assist. Quindi, come potete vedere, praticamente parliamo di un calciatore che alla fine ha fatto la bellezza di 40 gol tra campionato e coppe, tra l'altro anche un'espulsione nell'Europa League, comunque 40 gol in stagione. E sono numeri altissimi questi qua. Il contratto scade nel 2028, quindi una scadenza molto lontana che va ad influire sul valore del cartellino. Cosa fondamentale da dire ragazzi, è un giocatore fisicamente molto integro, come potete vedere 0 infortuni finora in carriera, e questo è sicuramente un dato molto molto importante, perché è fondamentale. Ecco qua già abbiamo una differenza rispetto a Osimhen.
Osimhen sul campo è devastante, però abbiamo visto che da quando è a Napoli ha sempre saltato delle partite sistematicamente. Un mesetto abbondante se l'è sempre saltato, e questo può incidere sulla stagione. È importante comunque avere anche un centravanti che ti fa tutte le più partite possibili e che non si infortuni nel momento più importante. Andiamo a vedere adesso un po' che calciatore è Gyökeres, che caratteristiche ha. Questo è un articolo che ho trovato su un sito chiamato Puntero. Se vi va, lascio tutto il materiale in descrizione, quindi trovate tutto lì. Prima cosa importante da dire: è un centravanti comunque molto dinamico. Giocatore che ha una forza fisica molto importante, lo vediamo qui. Gli arti inferiori, resistenza allo sforzo nei 90 minuti, progressione sul lungo, dove non ha picchi massimi elevati, ma costanza e potenza. Quindi, dal punto di vista fisico, è un giocatore molto prestante e che sotto questi aspetti potrebbe ricordare molto, molto vagamente anche Osimhen. Equilibrio dinamico, statico e in volo, componente che insieme alle doti fisico-atletiche ed a un ottimo uso del corpo sfrutta per separare l'avversario dalla palla. Questo rende Victor un ottimo appoggio per difendere e ripulire anche i palloni più complessi spalle alla porta, e questo è fondamentale. I suoi numeri nei duelli sono positivi per la mole di lavoro svolto in situazioni scomode di pressione con il 35,2% di successo, numeri che crescono nei duelli aerei con 5,54 tentativi nei 90 minuti e il 38,7% di successo. Quindi è un giocatore che anche dal punto di vista dei duelli e delle situazioni dove viene magari pressato, riesce comunque a farsi valere molto molto bene. L'anticipazione motore e l'orientamento spazio-tempo gli permettono di leggere e posizionarsi al meglio negli spazi del campo per ricevere. Genera linee di passaggio verticali continue e si incastra alla perfezione nel gioco diretto di Amorim. Quindi ragazzi, come potete vedere, parliamo di un calciatore comunque di un livello molto molto importante. E qui abbiamo poi un'altra conferma sul fatto che lui è un attaccante molto dinamico. Infatti qui potete vedere la heatmap di Gyökeres in questa stagione. Non è un giocatore, diciamo, statico che staziona nell'area di rigore, no, è uno che si muove parecchio e che fa molto uso dei movimenti senza palla. Alterna attacco alla profondità a movimenti in contro per far salire la squadra come appoggio. Esegue con costanza movimenti in ampiezza, soprattutto verso il settore sinistro. E questo è vero, ragazzi, se vi andate a vedere un po' di filmati di Gyökeres, notate che lui c'ha questa tendenza ad allargarsi sempre sulla sinistra del campo. In area di rigore tocca di media 6 palloni più o meno, senso della posizione, legge le traiettorie del pallone. Cattiveria agonistica rara nell'attaccare la porta, il tutto supportato da uno smarcamento che sale di livello entrati nell'ultimo quarto di campo. Quindi ragazzi, praticamente Gyökeres è come se fosse l'attaccante perfetto. È un attaccante completo, ecco, possiamo dire così, completo. Sa attaccare la profondità, sa venire spalle alla porta, sa smarcarsi, sa giocare in ampiezza, freddezza sotto porta, è bravo anche nello smistare. E ha anche il colpo di testa, ragazzi, ricordiamolo, perché lui è 1,87 m, quindi veramente è un calciatore completo a 360 gradi. Se vogliamo trovare un punto debole a questo giocatore, è sicuramente la fase difensiva. Grande intensità, ma poca disciplina nelle corse in pressione. Diventa efficace quando trova il tempismo giusto anche le doti fisico-atletiche. Fisiologicamente la fase in cui tende a riposarsi perdendo i riferimenti. Non sto qui a leggervi tutto l'articolo perché è abbastanza lungo, però per chi volesse, per chi è curioso, vi ripeto, è tutto in descrizione. Comunque abbiamo capito comunque che è un attaccante completo e che sa fare bene tante cose. Ora parliamo dell'aspetto economico. Per quanto riguarda la situazione dell'ingaggio, qui stiamo messi abbastanza bene perché questo è l'articolo di Calcio e Finanza su il monte ingaggi dello Sporting e come potete vedere il giocatore prende la bellezza di 1,25 milioni netti. Lordi saranno sui 2,5-3 più o meno, quindi è una cifra sicuramente alla portata del Napoli. Non parliamo di un calciatore che prende un ingaggio, diciamo, incredibile. Il problema principale di Gyökeres sono due, secondo me. Innanzitutto, ragazzi, la concorrenza. È un attaccante che tutti vorrebbero, non soltanto il Napoli. E diciamo che dal punto di vista delle tempistiche, forse sei in una situazione di svantaggio perché vai a prendere un attaccante che comunque si è confermato e che è definitivamente esploso. Avresti dovuto magari puntarci prima, quando ancora non era del tutto esploso e che quindi potevi magari prenderlo
un prezzo più vantaggioso. Quindi sicuramente un primo punto debole è la concorrenza. E poi la seconda cosa, ragazzi, è la clausola. Il giocatore ha una clausola nel suo contratto di ben 100 milioni. Uno potrebbe magari dire: no, vendo Osimhen a 100, prendo Gyökeres a 100. Non funziona proprio così, ragazzi, perché tu comunque con quei 100 milioni, bene o male, devi farci un mercato intero. Mo si sta dicendo in giro: il Napoli ha pronti 250 milioni per il budget estivo di mercato. Io non ne sono così convinto. Voglio farci un video su questa cosa del budget, però datemi un po' di tempo perché è un argomento un po', diciamo, complicato. Però non è che tu prendi 100 milioni di Osimhen e li usi tutti per comprare Gyökeres. Non funziona così. Poi il difensore, come lo prendi, devi comunque fare altri movimenti di entrata. Per quanto riguarda la volontà del giocatore, io penso che non ci siano problemi, perché comunque sì, vai a giocare in un club che non gioca le coppe europee, però comunque c'è Antonio Conte. E poi, ragazzi, un'altra cosa importante riguardo la volontà del calciatore è che forse lui ce l'ha un po' mezzo spoilerato una sua volontà di venire a Napoli, perché in un post di 4-3-3 su Antonio Conte a Napoli è spuntato un like di Gyökeres. E questo potrebbe significare tutto come potrebbe significare niente. Diciamo che l'unica cosa che mi fa dire Gyökeres è difficile è questa clausola da 100 milioni. Però per il resto è un attaccante che a Napoli verrebbe, diciamo, è prendibile, ecco. Ed è forse il nome perfetto in questo momento. Forse per me sarebbe il nome da prendere a tutti i costi. Però diciamo che c'è questa clausola molto complicata. Ora, piano B. Il piano B secondo me è questo Samu Omorodion. Qui abbiamo un tweet di Marco Giordano che ci ha praticamente detto che a metà settimana arriverà l'annuncio della firma di Conte, quindi verso mercoledì. E ci ha detto anche che Conte si sta muovendo sul mercato e ha visionato insieme a Manna il centravanti dell'Atletico, Samu Omorodion, esprimendo un parere positivo. Andiamolo a vedere. Allora, Samu Omorodion, classe 2004, 20 anni, molto giovane, altezza 1,93 m. Rientriamo in quel profilo che piace a Conte del centravanti, strutturato fisicamente, bello alto. Nazionalità spagnola, cartellino 40 milioni. Diciamo che già dal punto di vista del cartellino siamo messi meglio. E vi anticipo già che non esiste una clausola rescissoria. Ho visto un po' in giro, non ho visto clausole rescissore per questo calciatore. Allora, lui è di proprietà dell'Atletico Madrid, ma è andato in prestito all'Alavés, giocando 35 partite con 9 gol e un assist. Tenete presente l'Alavés, quindi una squadra comunque che lotta per salvarsi. Attaccante di proprietà dell'Atletico Madrid, 1,93 m, ha anche la nazionalità nigeriana, però è spagnolo, doppia nazionalità. Potrebbe essere questo potenzialmente un problema, perché magari se lui non trova spazio nella Spagna potrebbe decidere di andare in Nigeria, e lì poi rientriamo nel problema della Coppa d'Africa. Comunque, punta centrale, scadenza contratto, qua dice giugno 2024, ma è il contratto di prestito con l'Alavés. Lui con l'Atletico ha un contratto fino al 2028, quindi anche qua scadenza molto lontana e che potrebbe incidere sul valore di mercato. A livello, diciamo, di caratteristiche, vi ho messo qui un articolo molto interessante, a mio avviso, che vi spiega i 50 migliori giovani da osservare nel 2024. È un articolo di Ultimo Uomo, anche qui tutto in descrizione. Samu Omorodion, posizione numero 43. Allora, in questa stagione i difensori della Liga stanno scoprendo che incubo sia marcare Omorodion. E già qua uno potrebbe vagamente pensare a Osimhen. Il possente centravanti, 193 cm di altezza, domina i duelli individuali, che siano aerei o a terra, e la potenza nell'allungo lo rende imprendibile in campo aperto. Quindi anche qua, diciamo, sotto questo punto di vista, Gyökeres e Omorodion sembrano simili. Omorodion è anche autosufficiente nel crearsi occasioni da gol, oltre a lavorare tanto negli smarcamenti. Basta un pallone ben calibrato nella sua zona e troverà il modo di metterlo giù e puntare alla porta. Basta perderselo di vista un secondo per trovarselo in area, pronto per battere a rete. Ecco, quindi qua io leggo proprio, cioè rivedo Osimhen in queste parole. Ne sa qualcosa la difesa del Barcellona, che lo ha visto segnare dopo appena 19 secondi, prima di una partita di rincorse con continue ai suoi tagli in profondità. Qui abbiamo un video che però non vi faccio vedere perché sennò me lo bloccano. Certo, è ancora nella fase della carriera in cui non sempre prende la scelta giusta al momento giusto, e ci siamo perché comunque c'ha 20 anni, e quindi non sempre tutto il suo lavoro si traduce in gol. Ha chiuso il giro di andata con 4 gol in 17 partite.
A dire la verità, al momento ha più gol clamorosi sbagliati che fatti. Attenzione, ha più gol clamorosi sbagliati che fatti. Quindi qua potremmo leggere come una mancanza di freddezza sotto porta. Ma insomma, ritrovarsi così spesso davanti alla porta non può essere un caso, e anche questo fa parte della sensazione di pericolo costante che restituisce quando in campo. Con la maturità, quelle occasioni verranno convertite in gol. Questo è quello che deve aver pensato l'Atletico. Dalla prossima, magari, farà il vice Morata. Ed è qui il punto principale. Cioè, questo giocatore, ventenne, l'Atletico se lo ha preso, evidentemente perché ci vede un potenziale importante. Quindi potremmo anche pensare che l'Atletico non se ne vorrebbe privare, vorrebbe tenerselo per fare appunto il vice Morata e magari tra un anno. Sotto questo aspetto vedo delle similitudini con Meret e Caprile, no? Ti prendi il giovane, lo fai crescere un anno alle spalle comunque del giocatore più esperto, così poi da prepararlo in vista della stagione successiva. Quindi magari Omorodion potrebbe farsi l'anno prossimo un anno da vice alle spalle di Morata. Però quest'anno poi gli servirà per diventare il titolare tra 2 anni. Potrebbe essere una scelta, però diciamo che sotto questo aspetto non c'è una volontà così incredibile da parte dell'Atletico di trattenerlo. Cioè, a fronte di una cifra ragionevole, sono anche pronti a cederlo. Questa cifra, secondo varie fonti, sarebbe tra i 40 e i 50 milioni. Quindi già qua siamo messi meglio rispetto a Gyökeres, perché Gyökeres ha la clausola, quindi o paghi 100 o non te lo pigli, ed ha molta più concorrenza. Omorodion magari è uno un po' più, tra virgolette, sconosciuto, è più prendibile a 20 anni, quindi deve ancora esprimere tutto il suo potenziale, lo puoi plasmare. E poi dal punto di vista degli ingaggi, ragazzi, Omorodion prende una miseria, 370.000 euro lordi, quindi ragazzi, dal punto di vista degli ingaggi è sicuramente un giocatore molto più sostenibile e molto più prendibile rispetto a Gyökeres. Quindi diciamo che se il sogno è Gyökeres, Omorodion è quello che è un po' più realistico, che potrebbe essere magari tra virgolette il piano B. Però abbiamo visto che dal punto di vista delle caratteristiche sono due giocatori che sono entrambi compatibili con l'identikit che vuole Conte, perché se andiamo a vedere la storia di Conte, ragazzi, il centravanti è sempre stato un centravanti dinamico, dotato di una stazza fisica e possente. Sono due giocatori che comunque rientrano nell'identikit che Conte vorrebbe, secondo me, a Napoli. E quindi, ragazzi, questo è quanto. Ho voluto fare un po' un video scouting oggi per analizzare questi due nomi che sembrano quelli più nel mirino del Napoli. Tra i due, ovviamente, secondo me quello più fattibile è il secondo, Morodion. Però se dovesse venire Gyökeres sarebbe veramente tanta roba. Però vi ripeto, quella clausola mi fa pensare che è impossibile. Comunque, detto questo, ragazzi, fatemi sapere la vostra nei commenti, cosa ne pensate. Lasciate un bel like per il video se vi è piaciuto, mi raccomando. Condividetelo per farlo girare. Iscrivetevi al canale e poi attivate la campanella che è totalmente gratis. Detto questo, ragazzi, mercoledì dovrebbe essere il giorno dell'annuncio di Conte. Fabrizio Romano ha fatto l'irrico per Conte. Io però dopo Gabri Veiga voglio aspettare il tweet ufficiale. Quindi se dovesse arrivare mercoledì, vi farò mercoledì il video sull'annuncio di Conte. Detto questo, noi ci vediamo alla prossima. Forza Napoli sempre e buon proseguimento di giornata.